Ad un mese esatto dal derby dei grandi, Roma e Lazio Primavera si affrontano nel finale di andata della Coppa Italia di categoria. Oggi sul manto verde è di scena il futuro. Amici di Centrosuono Sport, dallo Stadio Olimpico di Roma, un buon pomeriggio vi giunge da Daniele Carboni e Roberto Golino. Fascia di sinistra, può andare Macinna. Al piccolo trotto il numero 6, le finte dell'ex Malaga che si accentra al limite dell'area, può esplodere anche il destro, va a cercare il corridoio per Verde, Verde ancora col mancino da fuori, il pallone termina alto di pochissimo, ma è sempre Daniele Verde. E ci ha fatto vedere un pezzo del suo repertorio, ovvero il dribbling secco e la botta improvvisa a cercare di far male al portiere avversario, però in questo caso la mira non è stata delle migliori. Lato corto sinistro dell'area di rigore, San Martino pesca Sanabria al limite, può provare anche il tiro, la scodellata dentro per Pellegrini che salta il portiere, il tiro che termina sull'esterno della rete. Roma vicinissima al gol del vantaggio. Cosa aveva fatto qui Sanabria pescando in area di rigore Pellegrini? Aveva saltato Guerrieri, non è riuscito a girarla col sinistro in rete. Attenzione adesso a Tuncarà, salta in dribbling, Marcheggiani uscita sciagurata, poi a porta vuota, sbaglia completamente l'appoggio con il destro, la porta era vuota, aveva saltato Marcheggiani, che brivido qui per la Roma. Porta giù adesso il pallone Kleiber Kai che scambia con Economidis, è bravo però D'Urso a riconquistare la sfera, fascia centrale di gioco, può andare Pellegrini, può anche calciare da lì, Pellegrini, pallone sul sinistro, Pellegrini il tiro, Guerrieri risponde con i guantoni, pallone che era schizzato in mezzo alle gambe dei giocatori della Lazio, fantastico l'intervento del portiere. È stato bravissimo Pellegrini con il sinistro a chiamare l'intervento di Guerrieri per un non nulla, Ferri è stato anticipato proprio all'ultimo per il tap-in vincente da un difensore della Lazio. Sanabria nel cerchio di centrocampo, va via in dribbling, chiama la discesa di San Martino che arriva ad ampie falcate, in mezzo ci sono sia Ferri che Verde, può andare alla cross dalla mancina, rallenta però, temporeggia troppo San Martino, il pallone in mezzo però per Verde, di testa, tu per tu con Guerrieri, è un passaggio per l'estremo difensore della Lazio, qui Verde doveva segnare. Errore clamoroso da parte di Verde, d'altronde il colpo di testa non è nelle sue corde, ma questo era un pallone che doveva andare a finire alle spalle di Guerrieri. Il movimento di Pellegrini al limite per Sanabria, trova sul secondo palo, il movimento di Verde rientra sul sinistro, viene messo a terra dall'intervento in ritardo di Germoni e calcio di rigore per la Roma, non ha avuto esitazioni Francesco Fiore. Fallo che c'è e quindi calcio di rigore esemplare qui, l'esecuzione da parte di Verde del dribbling stretto ha fatto impazzire la retroguardia della Lazio e si è guadagnato il calcio di rigore. Il fallo c'è, Verde abbiamo visto saltare nettamente Germoni e poi la maglia del numero 11 allungarsi, quindi è decisamente giusta la scelta del direttore di gara, speriamo che Verde possa trasformare questo calcio di rigore. Verde contro Guerrieri, può andare con il sinistro, Guerrieri ci mette le mani, va ancora Verde a trovare il vantaggio per la Roma. Daniele Verde sulla ribattuta con il destro è lesto a battere Guerrieri, Roma che passa in vantaggio al 70° minuto, va a prendersi l'abbraccio dei suoi tifosi, Daniele Verde sotto la curva, Verde porta in vantaggio la Roma al 70° minuto.